Buonasera a tutte e a tutti. Siamo qui per il terzo ed ultimo incontro, ahimè, di questo ciclo eh, di eh, conferenze, di lezioni eh, sul viaggio in Giappone nel periodo Edo. Eh, io sono Daniela Moro, del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Torino, e eh, la relatrice e il relatore di oggi sono eh, la dottoressa Favi, eh, Marie, Curie eh, Marie Curie Fellow di Manchester e eh, il dottor eh, Turina, eh, che è dottorando presso il Dipartimento di Studi Umanistici della nostra università. Il dottor Perino invece eh, purtroppo non è riuscito oggi a, a, a condividere con noi eh, questo evento eh, per un impegno inderogabile, eh, però insomma eh, faremo del nostro meglio. Eh, io direi di non perdere ulteriore tempo e quindi eh, lascio la parola alla dottoressa Favi. Salve, eh, condivido il mio schermo. Eccoci qua. Vedete, sì? Sì, bene. Perfetto. Allora... Ehm... Dunque, negli scorsi incontri eh, abbiamo parlato a più riprese di Meisho. Meisho è un termine che, come vi ricorderete, si traduce come luogo celebre, letteralmente, e eh, va a indicare tutta una serie di diverse tipologie di, eh, di luogo in cui entravano luoghi sacri come tempi e santuari, eh, utamakura, ovvero eh, luoghi rinomati per associazioni letterarie. E anche spazi commerciali di vario genere, ristoranti, eh, negozi, eh, eccetera. Ed erano diciamo, le mete eh, più battute dai viaggiatori, soprattutto viaggiatori di piacere di Epoca Edo. E per il nostro ultimo incontro, per concludere un po' il nostro viaggio virtuale, abbiamo scelto di eh, concentrarci su quello che è uno dei meisho per eccellenza della Giappone di Epoca Edo, ovvero il Monte Fuji. E abbiamo scelto il Monte Fuji per una serie di motivi. Eh, in primo luogo perché è eh, un po' una incarnazione delle varie nature del Meisho, nel senso che eh, è al, contempo, eh, al tempo stesso un luogo sacro, un utamakura, perché è un, come vedremo un luogo dalle eh, eh, storiche associazioni letterarie, e, mh, eh, un luogo che diventa anche il centro di un'industria turistica piuttosto sviluppata, eh, soprattutto verso la fine della, eh, del periodo Edo. Ma eh, abbiamo scelto il Monte Puggi anche perché eh, nel tardo, soprattutto periodo Edo, diventa un po' una icona nazionale. È una, ehm, un luogo a cui vengono associati significati anche eh, politici, eh, che viene a identificarsi con un'idea di cultura giapponese unificata ed è un significato associato alla montagna che poi sopravvive anche nella, nella modernità. E eh, questo ruolo di icona culturale del Fuji di fatto è qualcosa che so sopravvive anche nella contemporaneità al, al giorno d'oggi. Quindi, quello che faremo in quest'ultimo incontro è esplorare un po' tutte queste sfaccettature della storia culturale di eh, questa montagna. Partiamo dalla storia del Fuji come montagna sacra, che è una storia molto antica in verità, perché eh, si eh, pensa che il Fuji, da, da quello che sappiamo da resti archeologici, che il Fuji fosse eh, adorato già nel periodo preistorico, in associazione a forze naturali come la forza del fuoco e la forza dell'acqua. Eh, è un vulcano. Eh, uno dei, dei luoghi più celebri del Fujian, una Cascata, una, una, un luogo sacro di cui parleremo anche in seguito. Eh, era associato in quello che è oh, il culto nativo, o oh, oh meglio è possibile, <ride> alcuni studiosi di storia delle regioni sostengono che sia stato importato anche quello, però in tempi talmente remoti che si sono perse le tracce di questa importazione. Comunque, quello che è considerato il culto nativo del Giappone, che è eh, lo Shinto. Che è una eh, religione che si incentra sul culto appunto delle, delle forze naturali. Quando poi eh, si presume a cavallo fra il IV e il VI secolo d.C. venne importato in Giappone anche il buddismo dall'India attraverso la Cina e la Corea, ehm, anche il buddismo trovò in un certo senso la sua strada sul Monte Fuji, e il Monte Fuji cominciò ad essere associato ad una eh, serie di pratiche ascetiche di tipo sincretico, quindi che univano elementi sia dello Shinto che del buddismo, che collettivamente sono note come Shugendo. Eh, lo Shugendo è proprio tipicamente associato alla, a, a pratiche ascetiche praticate nel, in, in, nel contesto di montagne sacre. E inizialmente si trattava di pochi asceti isolati eh, che raggiungevano appunto e scalavano la montagna, ma un po' alla volta il, il Fuji si trasforma in una meta di pellegrinaggio piuttosto popolare e eh, sappiamo che eh, dal XIV secolo in poi, ma soprattutto nel XVI secolo, cominciano a essere molte anche le persone di background laico che arrivano al Fuji per pellegrinaggi e per, per praticare pratiche ascetiche connesse allo Shugendo. E attorno al eh, XVI secolo comincia anche a crearsi un sistema strutturato di accesso. Alla montagna per questi praticanti. Attorno alle pendici della montagna si stabiliscono tutta una serie di templi e santuari che eh, praticano rituali in favore dei signori locali, i daimyo, che poi vengono sostituiti dal XVII secolo dai Tokugawa stessi, e in cambio di questi rituali godono della protezione di questi signori locali e del diritto appunto di regolare l'accesso alla montagna. Quindi fondamentalmente offrono eh, alloggi e anche spesso cibo ai, eh, ai pellegrini e eh, regolano appunto l'accesso a tutte le varie rotte che, con, che conducono alla cima. È una forma artistica eh, che comincia a diffondersi proprio a, a partire dal XIV secolo diventa molto comune nel XVI secolo, e che si connette a questa mh, centralità, a questo ruolo del Fuji nella pratica dello Shugendō, sono i cosiddetti Sanche Mandara, o mandala di pellegrinaggio, che sono delle rappresentazioni di questo genere, che sono un po' a metà tra il pittorico e il cartografico. E eh, che, come vedete, rappresentano appunto i templi e i santuari alla base della montagna in forma di mappa pittorica, se vogliamo, e poi rappresentano la montagna con un'iconografia che tende a ripetersi. Spesso eh, la montagna è rappresentata così di lato, con come vedete, tre cime. E eh, questo perché il numero tre era un numero sacro nello Shugendo. Una serie di eh, figure di, di santi buddisti non sempre compaiono, ma molto spesso, sopra la cima e eh, le immagini della luna e del sole ai lati della montagna. Questa è proprio l'iconografia classica di questa, di questa rappresentazione del, eh, del Fuji, che è una rappresentazione simbolica della sacralità della montagna stessa. Non è interessata a una rappresentazione topografica realistica. E quindi fondamentalmente agli inizi del periodo Edo Tokugawa il Fuji è conosciuto in questa forma, ma a partire dal eh, XVII secolo avviene un vero e proprio boom del monte Fuji che è legato a, in particolar modo a due figure storiche che sono Kakugyoto Obutsu e Jikigyou Miroku. Guts vive a cavallo tra il XVI e il XVII secolo, è la persona eh, che si ritiene, eh, era un, un popolano, una persona di umili origini, che si trasferì a Edo, e, grazie, essendo una figura molto carismatica, si pensa che sia riuscita a unificare in un unico culto organizzato tutte le varie pratiche ascetiche che rientravano appunto nell'alveo dello Shugend legato al Fuji. E tra l'altro, se prima del XVII secolo il Fuji era solo uno dei tanti luoghi eh, in cui si praticava lo Shugendo, ad esempio un altro luogo eh, in cui questo avveniva era Nikko, di cui vi parlavo in, lo scorso incontro, eh, Kakugyo Otobutsu eleva il Fuji a montagna sacra per eccellenza. Lo considera come la montagna sacra del Giappone, una sorta di pilastro della, del mondo stesso. E, eh, eh, Oltre a fare questo, Kakugyo Tobutsu eh, ritiene anche che il Fuji, proprio in qualità di montagna sacra per l'eccellenza, debba essere una montagna che è aperta a eh, tutti, persone di tutte le estrazioni sociali, che quindi eh, i Tokugawa dovrebbero almeno una volta nella vita concedere a qualsiasi persona di viaggiare verso il Fuji. Jiki Yomiroku, che è uno dei miei personaggi storici giapponesi preferiti per la verità, prende queste idee e le porta un po' all'estremo. Jikiyo Miroku è responsabile della popolarizzazione del culto della, del Fuji Edo, perché è il fondatore di gruppi religiosi, le cosiddette confraternite del Fuji o Fujiko, che cominciano appunto a diffondere il culto del, del Fuji nella capitale dei, eh, dei Tokugawa e eh, a organizzare pellegrinaggi su larga scala verso il Fuji. Quindi, sono veramente le responsabili della popolarizzazione estrema della pratica del pellegrinaggio al Fuji. E Jiki eh, Yomiroku estremizza un po' le idee di Kakugyotobutsu Tobutsu perché non si limita a dire che tutti dovrebbero avere accesso al Fuji, ma eh, afferma addirittura che le distinzioni di classe, in verità la gerarchia delle classi non ha grande senso e che anche non dovrebbero esserci, soprattutto nella, nella religione, distinzioni in termini di, eh, di genere. E qui devo aprire una piccola parentesi perché eh, storicamente, almeno da, da quando appunto cominciano a fare... Eh, la, la guardia diciamo, all'accesso al Fuggi, i templi i santuari alla base del Fuggi avevano ristretto, ristretto l'accesso delle donne alla cima del, eh, del monte Fuggi, perché eh, erano, diciamo, eh, quest, era, queste restrizioni erano legate a credenze eh, legate alla, a un'idea di impurità del sangue mestruale e quindi si riteneva, addirittura erano diffuse queste storie orrorifiche di donne che avevano provato a scalare il Fuji ed erano morte fulminate sul colpo, o che addirittura avevano portato disgrazia sui villaggi attorno al Fuji ca causando catastrofi naturali perché avevano tentato di scalare la montagna. E Jikigamiro con le sue confraternite eh, avvia una vera e propria lotta contro questa pratica di... di eh, diciamo impedire alle donne di salire sul Fuji, eh, non trova terreno molto fertile perché anche i Tokugawa, come dicevamo la volta scorsa, erano molto propensi a tenere le donne, soprattutto le donne della classe samuraica a Edo e eh, non farle eh, spostare. Ma sappiamo che, soprattutto eh, agli inizi del XIX secolo, un po' questa battaglia la vince perché varie donne, spesso mascherandosi, abbiamo testimonianze di varie donne vestite da uomo che tentano l'impresa, cominciano appunto a scalare il Fuji e raggiungere la cima, addirittura le autorità Tokugawa nel 1860, eh, date le prestanti richieste, sono costrette per un anno eccezionalmente a concedere eh, eliminare la regola, a concedere alle donne di salire in cima al Fuji, e poi questa regola viene appunto eliminata ehm, dopo la, la caduta dei Tokugawa nel 1872. E le, le Fujiko rendono il Fuji popolare e addirittura lo riproducono all'interno della città di Edo costruendo questi... Eh... Queste specie di montagne artificiali che riproducono appunto la forma del Fuji, si chiamano fu Fujizuka, ne eh, costruiscono circa 60 all'interno di Edo e circa 200 nella, attorno a Edo, e eh, le stesse Fujizuka, come il Fuji stesso, diventano oggetto di rappresentazione in stampe celebri, come questa di Hiroshige, in cui appunto dalla cima del Fujizuka dei viaggiatori guardano il, il Fuji. Grazie. Adesso per la prima stampa ho selez... abbiamo selezionato il dottor Perino, una stampa tratta dalle 36 preludie del Monte Fuji realizzate da Katsushiko Kusai. La serie viene realizzata tra 1831 e 1833 e da subito un grandissimo successo: ha un grandissimo successo in Giappone e a Edo in particolare, e poi, come vedremo, avrà un grandissimo successo anche in Occidente sai ha questa intuizione, vuole raffigurare questo Meisho, che appunto come, come accennava prima Sonia, è un Meisho tradizionale, ma anche un nuovo Meisho, quindi un nuovo luogo celebre, attraverso diversissimi punti di vista. La serie si intitola 36 Vedute del Monte Fuji, perché deriva dal, um, dai 36 poeti immortali della poesia classica giapponese, ma in verità le, le stampe sono intorno alle 46. Le, come, abbiamo, come abbiamo detto, le stampe raffigurano la montagna da diversi, da diversi luoghi. Si parte da Edo, ma si, 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 si muove in tutte le province che circondano il Fuji. Come abbiamo visto nella mappa iniziale che proponeva Sonia, ci, ci sono, sono numerosissime le zone dal quale si può vedere la montagna. Questa è l'unica stampa però in cui, come vedete, il Fuji non è protagonista. Non è protagonista per il semplice fatto che ci troviamo proprio sopra il Monte Fuji e quegli pellegrini di cui prima accennava Sonia, appunto tutti di sesso maschile, che stanno scalando la montagna, sono proprio <ride> nella parte bassa del... Della stampa. Sono pellegrini che sono abbigliati tutti allo stesso modo, che salgono le scale e si inerpicano lungo la montagna. E come vedete ci sono anche le grotte, grotte per l'appunto che ricordano il, il culto del Fuji e del Fuji, il Gikyo Miroku che appunto si era ritirato sul, sulla montagna. E che quindi questo, questo elemento potrebbe proprio far riferimento al, all'elemento cultuale del Fuji. Okay, vediamo. invece qui abbiamo una seconda, un secondo elemento una seconda visione del Fuji più legata appunto alla una visione mitica in questo caso per cui, perché abbiamo una, un, un kakemono quindi un dipinto su rotolo verticale e qui come vedete c'è il logo del Mao perché indica che, lo ripeto per chi magari si è connesso oggi per la prima volta che indica che questi dipinti sono esposti a rotazione e che comunque verranno esposti alla mostra dedicata per l'appunto a Cacemono che, che mh, avrà luogo nell'autunno di quest'anno. I Kakemono sono dipinti su rotolo, su rotolo verticale. In questo caso, noi vediamo solo la parte del, del dipinto, quindi solo la parte che raffigura il, um, il Fuji e un, e un drago, quindi una creatura mitica, messaggero, messaggero degli dei che vola verso, verso la montagna sacra. È realizzata da Maruyama Okyo, fondatore della scuola Maruyama, che, che appunto era espertissimo nella, nella pittura, pittura inchiostro. Ehm, grazie Stefano. Un'altra dimensione del Fuji, come vi accennavo all'inizio, è la sua natura di Utamakura, ovvero di luogo reso celebre dalle associazioni eh, letterarie. Eh, il Fuji è cantato eh, in poesia sin dagli esordi della poesia giapponese, la, la più antica raccolta poetica giapponese. Il, il Manioshu già include varie poesie legate al Fuji, ed è narrato anche in diverse opere di, di eh, narrativa. Eh, una delle associazioni più celebri eh, del Fuji è quella con lo Ise Monogatari. Lo Ise Monogatari è, è quello che viene chiamato un Uta Monogatari. Ovvero, un'opera eh, di narrativa ma incentrata sulla poesia, in cui diciamo le varie. Eh, sezioni dell'opera sono tutte incentrate su una parte poetica che poi viene introdotta e conclusa da parti narrative. È un'opera, eh, no, non è mai stata datata esattamente, però probabilmente prodotta fra il X e eh, l'IQ secolo e eh, che è incentrata su un protagonista il cui nome non viene mai detto all'interno dell'opera, ma che è probabilmente eh, Ariwara non Arihira che era una, è un personaggio realmente esistito nella corte imperiale giapponese del IX eh, secolo, era eh, una, un aristocratico, quindi impegnato anche in politica, però famoso soprattutto per il suo ruolo di poeta e per essere un celebre amatore. E eh, appunto lo, lo Isemo Monogatari fondamentalmente racconta in modo... Eh, non particolarmente strutturato, un po' scollegato, però alla vita e soprattutto le, le avventure, diciamo, amorose di questo poeta. E a un certo punto, all'interno dello Ise Monogatari, questo poeta fa una cosa che non va fatta, ovvero ha una eh, relazione proibita con una consorte imperiale e per questa ragione, anche questa non esplicitata, diciamo però, all'usa all'interno del testo, Eriwara Nonarikira è costretto ad allontanarsi per un periodo dalla capitale Kyoto e a viaggiare verso est. Questo viaggio verso est è chiamato Azumakudari ed è un viaggio che lo porta fondamentalmente a percorrere un po' la strada che abbiamo percorso noi nel nostro primo incontro, cioè partire da Kyoto e andare verso Edo, lungo il Tokaido, passando vicino al Monte Fuji. Chiaramente all'epoca Edo era ancora un villaggetto di pescatori e eh, la zona appunto attorno a Edo, la zona del Monte Fuji, era una zona assolutamente selvaggia eh, e eh, considerata quasi barbara dagli abitanti raffinati della capitale, quindi è un panorama quello dell'Azumakudara molto diverso. Cosa succede in periodo Tokugawa? Succede che c'è un revival, un boom dell'Oise eh, dell Monogatari, eh, viene dato alle stampe perché, come dicevo, appunto c'è un boom dell'editoria commerciale in periodo Tokugawa. Eh, diventa una, una lettura, se vogliamo, popolare, quasi tanto che ne vengono anche. Eh, prodotte diverse parodie, tra cui il divertentissimo, purtroppo mai tradotto, credo, Nise Monogatari, Nise vuol dire falso, quindi è un gioco di parole appunto sul eh, nome dell'opera, dell e eh, questa immagine dello Azuma Kudari in cui eh, Ariwara non Arihira eh, passa a cavallo vicino alla, al Monte Fuji diventa un'immagine particolarmente celebre, tanto che eh, non solo lo Loise Monogatari viene parodizzato in letteratura, ma lo Azuma Kudari viene parodizzato in arte. Qui vedete un'immagine, una stampa che rappresenta lo Azumakudari Kudari vero e proprio con Ariwaran Anarichira vestito da cortigiano. E vestiti diciamo, che rispecchiano quella che poteva essere effettivamente la moda dell'epoca. Qui vedete nella stessa identica posa due popolane di epoca Tokugawa. Abbiamo visto che accadeva spesso, appunto, che venissero rappresentate in situazioni particolari, però è un po' un re non riappropriarsi di un ruolo che eh, un tempo era riservato a un'elite in un contesto molto diverso, in cui Edo ormai è la capitale di un Giappone urbano, non riappropriarsi di quella che un tempo era solo eh, fondamentalmente letteratura d'elite. Ho riproposto questa stampa che abbiamo già esplorato durante la prima lezione, appunto per ricollegarmi. Alluto, quindi qui abbiamo una stampa sempre di Oksai dedicata per l'appunto a una celeberrima raccolta di poesie giapponesi, per l'appunto le, le cento poesie. In questo caso abbiamo una poesia di Yamabe no non, non rileggo la poesia perché, perché l'ho letta l'altra volta, ma appunto qui abbiamo il poeta che vede in lontananza il candido biancore del Fuji. Che è coperto dalla mentre la neve sta cadendo sulla sua cima. Come abbiamo detto, in basso ci sono i viaggiatori che non sono viaggiatori di epoca, di epoca antica e classica, ma sono viaggiatori contemporanei. Sono i viaggiatori di Edo che percorrevano il Tokaido per muoversi da una parte all'altra del, del paese, il, questo appunto, questo collegamento con la poesia classica. Non è presente solo in Oksai, ma anche in, altri, anche in altri incisori e abbiamo, ad esempio, qui la versione realizzata da Kuniyoshi qualche anno dopo, in cui, rappres in cui rappresenta per l'appunto il poeta, in questo caso con un vestito in, alla, alla moda dell'epoca Iana, affiancato da un, da un attendente. Come vediamo, il Monte Fuji è in, in lontananza. La poesia, ovviamente, è riportata nel cartiglio che, che qui vediamo sulla. Sulla destra, e quindi era un modo anche per diffondere e per antologizzare la poesia in maniera un po' diversa. E quindi, come ci sono anche delle le, le storie illustrate dell'Ise Monogatari, ci sono anche le, queste poesie che vengono commercializzate e diffuse nei negozi di stampe di Edo. Qui invece abbiamo proposto, l'altra volta abbiamo visto il principe Genji, la prima, la prima lezione che visitava una casa da te a Edo. Quindi qui abbiamo detto, perché non proporre a questo punto il principe Genji, protagonista per l'appunto del Genji monogatari di Murasaki Shikibu del XI secolo, mentre si inerpica per l'appunto in un rifugio al, della quale, dal quale è visibile il monte Fuji. In questa stampa è interessante, primo perché ripropone un principe Genji che è vestito all'ultima moda, circondato da beltà, se vestite probabilmente all'ultima moda dell'epoca. Siamo nel 1863. Poi, perché fa vedere anche come la struttura della. Dell'architettura giapponese, quindi la struttura dell'abitazione giapponese favorisse proprio questo, questo la comunicazione tra l'interno e l'esterno. Quindi, tra l'interno dove, dove ci trova il principe Genji e l'esterno che, che permette al paesaggio di entrare e di, 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 di entrare proprio. Nella, nel, veramente nella, nelle stanze. Altra, e tutto questo grazie ai scioggi, quindi alle porte scorrevoli, che venivano rimosse all'occorrenza per creare delle ampie terrazze dalla quale si poteva contemplare la Luna, o in questo caso il Monte Fuji. Eh, io accennavo eh, all'inizio all appunto dell'incontro. Dell come il Fuji si evolva anche in uno spazio che ha una certa rilevanza politica. Ricordate che vi dicevo che Kakuyo Tobutsu eh, viene a considerare il Fuji non come una semplice montagna sacra, eh, ma come la montagna sacra per eccellenza. E questa è un'idea che piace molto a Tokugawa Ieyasu che Tokugawa Ieyasu abbia incontrato a un certo punto Kakugyo uh, Tobutsu, che i due abbiano avuto ovvie divergenze per quanto riguardava la questione dei viaggi liberi al Fuji e per quanto riguardava appunto la libertà nella eh, concezione delle classi sociali ma che appunto eh, Tokugawa Ieyasu eh, apprezzasse quest'idea di eh, mh, dare centralità e eh, rilevanza al Fuji come, eh, come simbolo. Perché? Perché il Fuji era vicino alla città di Edo, era un luogo celebre della regione di Edo, della Cantò, eh, eh, e eh, diciamo eh, in un certo senso poteva essere eh, utilizzato come una sorta di eh, sanzione cosmica e cosmologica all'operazione che avevano fatto i Tokugawa, che era quella, come vi dicevo all'inizio del primo incontro, di unificare il, il paese. Ehm, Dopo un lungo periodo di guerra. E in un certo senso il, il Fuji comincia a diventare un simbolo associato non solo alla città di Edo, all'area di Edo, ma alla famiglia eh, Tokugawa stessa. Tant'è vero che il Fuji, ad esempio, ha una presenza eh, piuttosto ricorrente all'interno delle mappe ufficiali, mappe amministrative fatte compilare dai Tokugawa, eh, soprattutto le mappe stradali legate al Tokaido. Ne vengono prodotti vari set nel corso del eh, periodo Edo, eh, questo è uno dei più tardi, ma eh, i primi il primo set di mappe della Tokaido compare a metà del XVII secolo, quindi in, in epoca diciamo piuttosto antica per quel che riguarda il, il periodo Tokugawa, e eh, tutti questi set di mappe tendono a presentare un po' le stesse caratteristiche. La strada, ovviamente, essendo mappe stradali, eh, si vede assegnato un ruolo centrale ed è sempre... Eh... Allargata nella scala della mappa, le mappe sono in scala, ma la, sc la strada è comunque allargata rispetto a quello che effettivamente sarebbe, perché anche la strada che unisce appunto tutto il territorio che conduce dalla nuova capitale Edo alla vecchia capitale imperiale Kyoto è un simbolo della nuova unità statale assegnata ai, eh, dai Tokugawa al Giappone. E altre caratteristiche ricorrenti di queste mappe sono il fatto che vengono, viene rappresentata non solo la strada, ma anche il territorio attorno, e tutte le volte che compare un edificio dei Tokugawa misteriosamente più grande eh, rispetto a tutti gli altri edifici che compaiono sulla mappa. Un altro elemento ricorrente è il Fuji, che non compare solo una volta all'interno della mappa, ma in varie sezioni, per come poteva essere visto effettivamente dalla, eh, dalla strada. E appunto, storici e storici eh, dell'arte interpretano questa centralità del fuji proprio come eh, un segno della sua associazione, diciamo, al potere dei, dei Tokugawa. E forse questa mappa vi dice qualcosa perché vi ricorderà un po' la mappa che abbiamo usato come simbolo della. Della nostra, eh, del nostro ciclo di incontri che abbiamo messo anche nella locandina, perché effettivamente quella non è una mappa amministrativa ufficiale, è una mappa commerciale, ma è ispirata a queste serie di mappe e più precisamente alla prima di queste serie di mappe. Eh, per esempio, questa più o meno è l'immagine corrispondente eh, a questa, e, eh, questa mappa, Tokaido Bunkenezu, questa non è un'immagine che viene dalla Rylands perché è un pezzo di mappa che ci manca, ma volevo farvela vedere comunque. Però ehm, appunto è fondamentalmente una resa eh, commerciale, diciamo, della, della visione amministrativa di Tokugawa. E questo vi, dà, vi fa capire che i Tokugawa, questa idea del Fuji e, e del Tokaido come simbolo della loro autorità centrale, non se la volevano tenere per sé, la vendono agli editori in modo che diventi patrimonio comune perché appunto l'editoria può essere anche uno, uno potente strumento eh, politico chiaramente gli editori vogliono venderlo la mappa e quindi operano alcuni cambiamenti rispetto al modello originale ad esempio non so se vi rendete conto immediatamente la differenza guardando queste due mappe ma la, la grossa differen differenza che salta subito all'occhio per me è questa, che questa mappa è completamente deserta di persone e invece in questa mappa improvvisamente le persone compaiono. Questa è la visione ufficiale dello spazio, uno spazio in cui tutti stanno al loro posto e nessuno si sposta. Questa è la visione popolare dello spazio, lo spazio dove invece le persone sono interessate a viaggiare, a visitare i Mench. Però appunto ciò non toglie la, la centralità della, del Monte Fuji e della strada del Tokaido, che ricorre appunto anche nella variante commerciale di, di questa mappa. Il Fuji eh, comincia verso la fine del periodo Edo anche ad avere una certa centralità nelle mappe nazionali del Giappone. Eh, questa, ad esempio, è una mappa di eh, un cartografo, o meglio, un una, diciamo, incisore che si chiama Matsumoto Yasuoki, perché non è, la mappa non è farina del suo sacco, ma è, è ispirata a un'altra mappa di uno studioso confuciano che si chiama Nagakubo Sekisui che si ispirava a sua volta a mappe eh, olandesi. Vi ricordate che la, la volta scorsa vi parlavo appunto delle reciproche influenze tra eh, cartografia olandese e eh, cartografia giapponese. E questa è una mappa che è chiaramente pensata per essere vista non da un pubblico, o meglio, non solo da un pubblico giapponese, ma anche da un pubblico occidentale. Perché dico questo? Perché Matsumoto Yasuoki, stranamente, è una cosa molto particolare, si firma con i caratteri latini, quindi si firma presentando appunto il suo nome alla eh, occidentale. E all'interno di questa mappa è una mappa, diciamo, che, che segue appunto uno standard di mappa che è stabilito da questo Nagakubo Sekisue alla fine del XVII secolo, che usa meridiani e paralleli, eh, una misurazione abbastanza realistica del territorio eh, giapponese, ma eh, Matsumoto... In questa mappa, che è indirizzata a un pubblico esterno, sceglie di inserire anche un'immagine pittorica, che è appunto un'immagine del Monte Fuji. E questo vi dà l'idea di come il Monte Fuji cominci, comincia a essere utilizzato come un simbolo nazionale a questo punto, una sorta di incarnazione artistica, cartografica, pittorica della cultura giapponese. C'erano alcuni intellettuali e artisti verso la fine del periodo Tokugawa eh, che eh, diciamo, sostenevano attivamente questa eh, diciamo, trasformazione del Fuji in simbolo nazionale. Uno di questi artisti era Shiba Kokan, che forse vi ricorderete perché menzionavamo anche lo scorso incontro eh, come un, un artista che eh, era si ispirava diciamo a canoni eh, pittorici occidentali attraverso ovviamente gli olandesi che si trovavano, eh, eh, che si trovavano a, a Nagasaki e eh, Shibakokan ha lasciato vari scritti in cui affermava che una delle debolezze del Giappone era rispetto ai paesi occidentali, all'Olanda ma anche agli altri paesi europei era l'assenza di una unità culturale vera e propria e affermava che questa unità culturale Derivava in Occidente dalla presenza di simboli nazionali che sono, erano strumenti di grande potenza, appunto, per eh, creare un popolo. Sapete, conoscete il detto: creata l'Italia bisogna creare gli italiani. Era un po' lo stesso, appunto, per, eh, per i giapponesi. E Shibakokan fa il suo, diciamo, dal punto di vista della, eh, del contribuire alla creazione di questi simboli nazionali, perché realizza una serie di. Eh, vedute del Monte Fuji, perché appunto a suo parere il Monte Fuji era come la montagna più alta del Giappone, con la sua lunga tradizione eh, come appunto luogo sacro, luogo turistico, Utamakura, era un luogo che poteva appunto in qualche modo eh, incarnare la, la cultura giapponese e rappresentarla sia per il popolo giapponese che poi appunto con uno sguardo verso il, il mondo esterno. Eh, ad esempio, questa è una, delle, una delle, eh, dei dipinti che, che realizza eh, e pare che Shiba vi, vi diceva il dottor Perino la volta scorsa, che aveva viaggiato lui probabilmente lungo il tocco e pare che durante questi viaggi lo portarono a Kyoto, Osaka, in varie parti del Giappone, regalasse addirittura queste stampe, perché la sua era proprio una missione, quella di, 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 di creare diciamo, un'unità culturale, un'unità nazionale in Giappone. Qui appunto il fugge è visto da dalla spiaggia di Kamakura e tra parentesi l'anno scorso prima della pandemia quando ero in Giappone sono stata su questa spiaggia ho cercato disperatamente di fare una foto che somigliasse a questa immagine non riuscendosi perché ovviamente tutte le volte che andavo in un punto in cui si vedeva il Fuji c'erano nuvole e non ci riuscivo evidentemente Shimbakoka è stato più fortunato di me nella sua esperienza e ehm, quindi eh, appunto Fondamentalmente, questo vi fa capire come il Rifugi fosse veramente un, un mescio a tutto tondo, famoso, un luogo celebre per tutta una serie di, di caratteristiche che lo portano anche per via di questo boom dei pellegrinaggi di, di, di cui vi parlavo, a essere eh, un uh, luogo verso cui converge una complessa industria turistica, soprattutto verso la fine della, del periodo Edo. E eh, vi ho messo diciamo come come prima rappresentazione del Fuji come Meisho, questa mappa, perché credo che incarni particolarmente bene eh, queste diverse sfaccettature, queste diverse anime del Fuji. Questa mappa eh, eh, venne commissionata negli anni 40 dell'Ottocento a un artista eh, chiamato Hashimoto Sadaide, si firma Hashimoto Yokuransai sulla mappa, ma è un alias, e eh, Hashimoto Sadahide che era noto come Sorato Bueshi, cioè il pittore volante, perché era appassionato di queste rappresentazioni appunto aeree eh, di paesaggi. Ed era una mappa che nasceva come una forma evoluta, se vogliamo, di Sanche e Mandara. Quindi come una rappresentazione del eh, Fuji eh, come, appunto, che, che dava rilevanza a, al Fuji come luogo sacro. Però, come vedete, appare molto diversa rispetto ai e mandara eh, che abbiamo visto prima eh, e eh, l'intenzione dell'artista emerge già dal nome, perché la mappa si chiama Fuji San Shinke Zenzo, ovvero mappa completa della vera forma del monte Fuji. C'è un'attenzione non più solo al simbolismo del Fuji, ma proprio alla topografia reale della, del monte, che è rappresentato in forma pittorica in modo molto eh, realistico. Che, che funzione aveva questa mappa? Questa mappa venne commissionata da questo tempio e santuario sul lato nord eh, della montagna, che era il Fujiyoshida Sengen, che era il tempio che governava l'accesso alla rotta Yoshida che portava appunto in cima alla montagna. Lo vedete qua eh, eh, ingrandito. La, questa mappa aveva due funzioni principali. Primo, in primo luogo, era un souvenir. Cioè era una mappa che era pensata per essere venduta sul Fuji, eh, al tempio, era uno dei servizi che i templi offrivano insieme all'alloggio e alla, ehm, al cibo, eccetera, ai eh, pellegrini, ed era pensata anche per essere utilizzata dagli Oshi. Eh, non so se vi ricordate questo termine, avevo menzionato al primo incontro in relazione al santuario di Ise, ma esistevano anche degli oshi eh, legati alla, ai santuari e ai templi del, del Fuji, ed erano fondamentalmente dei performer religiosi. Gli oshi prendevano questa mappa, la portavano con sé viaggiando attorno al Fuji e eh, viaggiando soprattutto verso, verso Edo e mettevano in scena delle performance religiose, che erano una sorta di pellegrinaggio virtuale su Fuji, che utilizzava appunto come guida per eh, gli astanti questa questa eh, mappa e l'idea era appunto di fare questa performance e attirare effettivi pellegrini alla montagna che poi sarebbero stati la fonte di sostentamento di fatto di questi templi e santuari perché come dicevo poi questi santuari e templi accettavano offerte e vendevano alloggi, cibo e souvenir. Come vi dicevo c'era un aspetto mondano nel pellegrinaggio verso il Fuji, si viene a creare una specie di industria turistica sul Fuji. E quindi questa mappa è resa il più bella e realistica possibile proprio per cercare di attirare quanti più pellegrini possibile alla montagna. E eh, dà rilievo all'esperienza del pellegrinaggio sul Fuji. Ad esempio, al centro sono poste queste due figure, che indovinate un po' chi sono, proprio i nostri Kakugyoto Butsu e Jikigyo Miroku. Quindi, è una mappa che viene immediatamente associata ai Fujiko, alle confraternite del Fuji, e alla, alla pratica del pellegrinaggio sulla montagna che queste due figure avevano contribuito a rendere popolare a Edo sono rappresentati gli alloggi sulla montagna offerti ai pellegrini, sono rappresentati i pellegrini che attraverso le varie rotte le vedete indicate qui con dei cartigli viaggiano verso la cima della montagna, è rappresentata questa torcia che veniva, era una delle torce che venivano accese annualmente in occasione dello Himatsuri, un festival al, eh, legato al fuoco, quindi a uno dei culti originari della, eh, della, um, del Fuji, eh, che era organizzato annualmente, annualmente proprio dalla Fuji Yoshida Sengene, che attirava sempre moltissimi visitatori. E oltre a questo sono rappresentati anche alcuni dei punti di attrazione eh, paesaggistica della eh, montagna per esempio il sistema di grotte sotto la superficie eh, che è rappresentato con questa parte della mappa che si alza oppure ad esempio come dicevo la, il era associato anche al culto dell'acqua e alle cascate le cascate di shiraito che vedete rappresentate qui erano uno dei diciamo luoghi celebri mh, paesaggistici per eccellenza rappresentati sulla montagna la cosa bellissima, almeno a mio parere, di questa mappa e che fa sì che tutte le volte che la tiro fuori alla Rylance io voglia rubarla, <ride> è il fatto che questa mappa era pensata per diventare così. La parte centrale, quella con Kyoto, Tobutsu, Jikigai o Miroku, poteva essere o tagliata o piegata e la si poteva trasformare in una specie di rappresentazione 3D del Fuji da tenere in casa alla è. Non è la mappa vera, ovviamente, l'abbiamo riprodotta su una carta che reggesse e abbiamo appunto visto come sarebbe dovuta effettivamente apparire. E eh, in un certo senso, eh, questa mappa, appunto, come vi dicevo, era venduta come souvenir, quindi te la potevi letteralmente portare a casa. Eh, e... O eh, diciamo lasciarla stesa e mostrarla sui katani della, della tua casa, o appunto assemblarla in forma eh, tridimensionale. Ed era letteralmente un modo per portarci il Fuji a casa. E in un certo senso incarnava perfettamente l'idea di Jikigami Roku del Fuji come una montagna per tutti della serie. Se il giapponese non va alla montagna, perché i Tokugawa. O i templi alla base glielo impediscono, allora la montagna va al giapponese e ce la si porta all'interno della, della propria abitazione. In questo dipinto che vi proponiamo un altro cacemono un altro di Watanabe Kansana, anch'egli legato alla pittura occidentale, influenzato dalla pittura occidentale, come si vede in questo monte fuji che è quasi chiaroscurale. È interessante... Il, soprattutto in questo caso, l'iscrizione che accompagna il, il dipinto, e che recita per l'appunto il pilastro e il servitore del Tokaido. Quindi, di nuovo un punto celeberrimo all'interno di questo nuovo percorso costruito dai dei Tokugawa e su cui abbiamo e che abbiamo investigato nel corso, nel corso di queste lezioni. Quindi, questa è un'immagine un poco più tradizionale, nel senso che, che è un dipinto che poteva essere per l'appunto messo all'interno del tokonoma, quindi in un'alcova, e che veniva esposto in occasioni particolari. Quindi, i dipinti giapponesi, come abbiamo già accennato la scorsa volta, vengono esposti a, a seconda della stagionalità, e, e anche per rendere omaggio ad ospiti particolari e Anche durante la cerimonia del tè, cerimonia del tè che si ricollega a questo, a questo piattino un piattino di produzione cinese. È un piattino di produzione cinese, ma che è probabilmente è stato commissionato da qualche daimio, da qualche daimio giapponese vista la, la raffinata fattura e raffigura per l'appunto il Monte Fuji. E come, come avevamo prima accennato, come aveva prima accennato Sonia, vedete che è rappresentato in maniera raffigurato in maniera stilizzata, per cui troviamo. Le, le tre cime del, del, della montagna un altro qui adesso facciamo un po' proprio una rapida carrellata di, di monte Fuji all'interno di varie produzioni artistiche giapponesi quindi qui abbiamo un inro ne abbiamo visto uno nella prima lezione che raffigurava di nuovo l'intero Tokaido che è, in college, che, è, che è custodito presso il Mao di Torino qui in questo caso abbiamo un inro quindi un portapillole laccato in... Um, che, che si trova presso il Metropolitan Museum di New York. Come vedete, per l'appunto, un portapillole perché questi qui, queste sezioni si sollevano e all'interno delle quali si possono mettere le medicine in polvere oppure qualsiasi altro un portoggetti. E in questo caso raffigura sempre il Tokaido, ma con una processione di daimyo che probabilmente è collegato al daimyo che ha commissionato quest'opera quest raffinata. e sulle sullo sfondo vedete raffigurato ancora una volta il Monte Fuji. Il daim, il il daim, scusate, l'inro è chiuso da delle corde, le corde si uniscono e sono sigillate e sono chiuse a l'oro volta da questo da questo che si chiama Nezuke ed è un piccolo oggettino d'avorio. Gli Nezuke assumono forme diversissime, da insetti ad animali, ma anche raffigurano elementi leggendari elementi più legati alla tradizione letteraria classica come in questo caso che abbiamo un poeta Eian Seigyo Oshi raffigurato ai piedi del monte Fuji la raffigurazione di questo poeta e l'associazione con il monte Fuji deriva dal fatto che le sue poesie per l'appunto narrano soprattutto dei suoi viaggi e delle sue peregrinazioni lungo, lungo il Giappone il, terzo, il terzo, questi altri elementi che vi voglio proporre fanno parte della, della katana giapponese, quindi della spada che affiancava e eh, che era inseparabile dai, dai samurai che erano gli unici, come, ricordava, come ricordavamo nelle scorse lezioni, a poter portare per l'appunto le due lame. In questo caso abbiamo in, al centro un manico di coltello, un piccolo, una piccola lama che veniva inserita in questi fori qua. Questa è l'elsa della spada, che come vedete raffigura il monte Fuji e, il, e una gru. Entrambi sono simboli collegati all'immortalità, quindi in questo caso di, di buon auspicio. In, nella parte bassa invece vediamo uno zuba, quindi un guardiamano, quindi l'elsa della, della spada. Anche qui viene raffigurato il monte Fuji. E, i, e la Pini, qui non è Pinti, ma i pini sarebbero i pini presso, presso Mijo, che, che è una celebre spiaggia dalla quale si poteva contemplare il Monte Fugi e che viene raffigurata in questo, anche in questo dipinto di consumi moricali. Quindi abbiamo un dipinto in cui è, la, rapidamente viene tracciato, viene tracciato il Monte Fugi attraverso pochissime pennellate, e nella parte bassa vediamo per l'appunto questa costa che celebra ancora oggi per l'appunto, per la penisola di Miho, per tutta la fila di pini dal, dalla quale si può ammirare il Monte Fuji. Un altro, qui avevo voluto proporre un Uchikake, quindi una sopravveste formale di, che è presente al, al Museo d'Arto Orientale di Venezia e che è stata raccolta da un viaggiatore, il principe Bardi, nella, durante la sua visita in Giappone nel 1889, per questo vedete è scritto ante 1889, perché siamo sicuri che sia stata, portata, che è stata acquistata durante questo periodo, ma non si sa quale sia effettivamente la data di produzione di questo splendido Uchikake. Come vedete raffi vengono raffigurati diversi luoghi celebri oltre al Fuji e quindi anche in questo caso è un percorso lungo il Tokaido, come poteva essere il percorso che abbiamo visto con i Roshige. Qui ci colleghiamo per l'appunto ad Hiroshige, perché il, gli artisti di scuola Ukiyo-e oltre alla produzione di stampe, erano coinvolti anche nella produzione di dipinti, quindi anche, anche, per, anche a loro venivano commissionati dei dipinti da, da esporre nel Tokonoma. In questo caso, vediamo quindi un kakemono completo, abbiamo la montatura che è realizzata, che è realizzata in seta, e al suo interno, vediamo chiaramente lo spazio occupato dal dipinto che in questo caso raffigura il monte fuji rappresentato dal visto dal villaggio di Yoshivara sul tokaido anche in questo caso la, la fama di roshige per la per, attraverso le serie del tokaido che aveva realizzato sicuramente avranno fatto sì che gli venisse commissionato un dipinto di tal genere eh, veramente molto molto brevemente avrete capito come appunto il fuji eh... Viene declinato come Meisho in tantissime forme artistiche, diventa proprio parte della vita quotidiana delle persone perché va a popolare e ad abitare su tessuti, eh, oggetti di uso quotidiano, eh, eccetera, al di là appunto della mappa del fuji che uno poteva montarsi in casa. E eh, fuji in particolar modo div il fuji diventa in particolar modo parte... Della vita quotidiana degli abitanti di Edo. Davvero è una, eh, diciamo una, un aspetto della, del panorama della città. Eh, la maggior parte delle raffigurazioni popolari di Edo, che voi vedete, soprattutto eh, a partire dalla eh, prima metà del XIX secolo, includono il Monte Fuggi. Eh, spesso ingrandendolo, questo l'abbiamo già detto in a, a volte altre varie occasioni rispetto a come sarebbe effettivamente apparso da, da Edo. Il fuji si vede da Tokyo, eh, ora non, non si vede più dal centro eh, perché ovviamente ci sono i grattaceri, c'è l'inquinamento, eccetera. Pare che un tempo, dal, un tempo dal castello di Tokyo si vedesse, perché ad esempio c'è una delle torrette che si chiama uh, Fujimi, proprio perché in teoria si riusciva a vedere il Fuji da lì. Si vede da altre zone, per dire, io uh, l'anno scorso alloggiavo a Kunitachi, aprivo la finestra, avevo il Fuji davanti, però sicuramente non così grande. Però... Mh, questa sua presenza in tutte le raffigurazioni di Tokyo, come questa mappa che vi mostrerò già nel primo incontro, ma anche stampe come queste di Okusai e Hiroshige, vi, vi dà l'idea di come appunto la, la montagna facesse veramente ormai parte della, della vita eh, degli abitanti della città e come facesse parte diciamo, del, della quotidianità della classe urbana in generale del, del periodo Edo o del periodo Tokugawa. E che appunto viveva di fatto col Fuji, portandoselo a volte anche letteralmente addosso. Ok, scusate, torno solo un attimo oh, scusate, indietro per commentare brevemente queste, queste due stampe, quindi qui abbiamo due mh, vedute del Fuji da Edo, per l'appunto come accennava Sonia, una di Roshige e l'altra di Oxai, in una... È abbiamo il Monte Fuji associato alle, alle 100 veduti celebri di Edo. In questo caso abbiamo lo Suruga, la, la strada di Suruga ciò e i grandi magazzini di Mitsukoshi che vediamo in, in primo piano. Come vedete, entrambe sono entrambe le raffigurazioni. Utilizzano una prospettiva che è simile alla prospettiva centrale di derivazione europea, quindi noi qui ormai siamo in una, ad una data cronologica in cui all'interno dell'UCIO è la prospettiva occidentale con un punto unico di fuga è stata ampiamente interiorizzata, ma come giustamente accennava, come giustamente accennava Sonia, qui abbiamo un Monte Fuji che è reso gigantesco, simbolicamente gigantesco, cioè non sarebbe mai stato così grande visto da questa via e allo stesso tempo anche in questo caso noi ci troviamo a nyombashi in questa serie tratta sempre dalle 36 velute del Monte Fuji che tornerà tornerà numerose volte in questa presentazione. Abbiamo da un lato il il monte Fuji sullo sfondo che si vede chiaramente ma che emerge da dove Dal, da dietro il centro e il cuore del potere politico del Giappone quindi il castello dei Tokugawa che si vede anche qui molto più grande rispetto a quello che doveva essere visto da Nihonbashi che è il centro geografico del Giappone il punto zero del Giappone e che vediamo in basso nella stampa in basso tagliato No, Quindi quasi ci spinge verso il, da, dal centro geografico, al centro politico, al, al centro simbolico dell'intero dell paese. Qui invece abbiamo un'altra veduta del, tratta dalle 36 vedute del Monte Fugi. E il, questo è interessante perché le prime, le, prime, i primi, le prime stampe uscite da questa serie utilizzano questo blu. Questo blu di Prussia, di cui abbiamo già parlato anche nelle lezioni precedenti, e che è celeberrimo tra gli anni 20 e gli anni 30, è utilizzato da tantissimi incisori perché, uno, perché è una novità. È importato dall'Occidente attraverso la Cina e viene utilizzato da Oxfam, ma anche da altri artisti, per realizzare queste stampe interamente costruite sulle sfumature di blu. In questo caso, appunto, vediamo il Monte Fuji presso il lago Sua che è a 150 km da, da Edo, e il Monte Fuji in questo caso è una novantina di chilometri da questa località. Vediamo castello, un castello in lontananza e in primo piano invece un, un edificio che prob probabilmente fa riferimento a un tempio locale. Una cosa curiosa, ma che si, e che si ripeterà anche in altre stampe di questa serie, è che il tetto triangolare del tempio, quindi del luogo sacro, riprende la forma triangolare del Monte Fuji, quindi c'è un gioco di richiami anche simbolico in questo caso attraverso la forma triangolare. Dopo aver parlato delle 36 vedute del Monte Fuji, non possiamo non parlare delle 100 vedute del Monte Fuji che occupano o che vengono realizzate da Kusai nel 1834 e 1835 e l'ultimo volume si pensa sia stato realizzato intorno alla fine degli, uh, intorno agli, agli 1849, non è sicura, non è, non è sicura la data. In questi, in questi volumi ci sono raffigurate 102 vedute del Monte Fuji da diversissimi, da diversissimi punti di vista e anche con composizioni che vanno ben al di là della tradizione, cioè il Oxygen che con, con questa serie si dimostra davvero un innovatore e come vedremo è anche per questo che colpì molto i primi visitatori occidentali, C'è cioè, una serie che viene pubblicata intorno, come abbiamo visto, intorno agli anni 30 e alla, anni, e alla fine degli anni 40, quindi era ancora disponibile quando i primi visitatori occidentali arrivano nel 1854 e, e poco dopo per stringere i rapporti diplomatici con il giappone. Beh, questa, in questa incisione mi piaceva proporvela perché vediamo da un lato il monte Fuji di per sé, mentre dall'altro vediamo un escamotage di Oksai per, per raffigurare ancora una volta la montagna che viene raffigurata attraverso uno Shoji, quindi attraverso una porta, porta scorrevole. In questo volume viene realizzati questi... questi Scusate, non, non rispondo, sono a casa, purtroppo questi sono... Dunque, il, questo volume viene realizzato da, da in, in quando ormai ha raggiunto una certa età e eh, quindi all'apice della carriera. E infatti nella prefazione che leggiamo in, in questa diapositiva, lui pubblica quasi quello che potremmo definire un manifesto dice che fino adesso non è riuscito a realizzare nulla dice dall'età di sei anni ho la mania di copiare e dal mezzo centinaio quindi dai 50 anni, dai 50 anni ho pubblicato molti disegni però quello che raffigurato in questi 70 anni non c'è nulla degno di considerazione a 73 anni ho un po' intuito l'essenza della struttura di animali e uccelli insetti e pesci della vita di erbe e piante e perciò si augura 86 anni, progredirò oltre. A 90 ne avrò approfondito ancora il più il senso recondito e a cent'anni avrò, cent avrò forse veramente raggiunto la dimensione del divino. Questo è molto interessante perché Oksai con, questi, con queste pubblicazioni inizia a fermarsi. Il vecchio pazzo del, per la pittura e oltre a questo adotta come, come sigillo un Monte Fuji, un Monte Fuji che è per lui aspirazione all'immortalità, immortalità, immortalità che, che si augura anche in questa, in questa prefazione ai volumi. Anche in questo caso ho voluto riproporvi un'altra visione un po' mo, molto particolare del Monte Fuji che si, che si trova riflesso in uno specchio d'acqua. Eh. Per concludere, veramente molto rapidamente, perché come al solito siamo in ritardo, volevamo chiudere diciamo, questo nostro viaggio virtuale facendovi capire come l'icona Fuji eh, sia un'icona che poi sopravvive anche eh, nella, eh, nella modernità del Giappone e poi nella contemporaneità e come abbia in qualche modo modellato anche... Eh, il modo in cui gli stranieri guardano al Giappone, quindi effettivamente l'obiettivo di Shiba Kokan di elevare il, il Fuji a simbolo nazionale è stato poi raggiunto. E eh, in primo luogo, vorremmo parlarvi brevemente del turismo sul Fuji eh, dopo la riapertura della, del Giappone, vi menzionavo già la volta scorsa, quindi ci ritorno solo molto brevemente. Che Dopo appunto la forzata riapertura del 1854, nel 1858 il Giappone sigla dei trattati commerciali con gli Stati Uniti e con varie potenze europee. Alcune città eh, portuali, fra cui ad esempio Yokohama, che vedete rappresentata qui, eh, vengono aperte al commercio con eh, il mondo esterno e anche alla presenza di eh, occidentali, fra cui appunto eh, diplomatici, e quindi gli stranieri ricominciano in qualche modo a circolare in Giappone. Inizialmente però era molto difficile per gli stranieri muoversi al di fuori dei eh, porti aperti. Gli unici erano, la loro presenza era ristretta unicamente ai porti aperti. Gli unici a poter diciamo, avere un minimo di libertà in più nel muoversi al di fuori erano i diplomatici. E, ad esempio il primo occidentale a scalare il fuji. Fu uh, Rudford Alcock, che era il console britannico in Giappone che viaggiò verso il Fugio nel 1860 con uh, un gruppo appunto di compagni di viaggio. Non solo era vietato per la maggior parte degli stranieri muoversi di fuori dei porti aperti, ma poteva anche essere pericoloso, perché uh, il Giappone era in una fase di tensione politica notevole. Eh, molti opponevano la, si opponevano alla presenza eh, giappone, alla presenza straniera in giappone il, lo shogunato stava per cadere e eh, accadevano non di rado incidenti diplomatici ad esempio accade nel eh, 1863 che un gruppo di britannici sempre loro eh, stava viaggiando lungo il tokaido e incontrò un samurai di rango elevato, rifiutò di eh, inchinarsi di fronte a questo samurai. La conseguenza fu uno scontro armato in cui alcuni di questi britannici morì, morirono, portando poi eh, come forma di ritorsione eh, la marina britannica a bombardare Kagoshima, quindi con, con conseguenze anche gravi. Dopo il 1868, quando crolla lo shogun, la famiglia Tokugawa e eh, Sale di nuovo al potere l'imperatore. Queste tensioni un po' si risolvono. Gli stranieri cominciano ad essere un po' meglio accetti in Giappone. E quindi, da, a partire dal 1774, dopo il 1868, i giapponesi possono riprendere a viaggiare liberamente in Giappone. Gli stranieri non hanno ancora questa libertà, ma nel 1774 viene istituito un sistema di permessi o passaporti. Questo vi ricorderà qualcosa perché in teoria. Si può fare richiesta di questi permessi per viaggiare dentro il Giappone per ragioni di salute, per andare alle terme o per ragioni di ricerca. Esattamente le stesse scuse che i giapponesi usavano in periodo Tokugawa e che gli stranieri cominciano a utilizzare con le autorità meiji che chiudono entrambi gli occhi per fare turismo in Giappone. Quindi se i residenti stranieri in Giappone cominciano a muoversi più liberamente, si cominciano ad arrivare persone per turismo dall'estero, ad esempio altri residenti in Asia. Che vengono in Giappone a farsi le vacanze fondamentalmente, ma anche all'epoca di eh, agenzie di viaggio come Thomas Cook Sons, anche i primi globetrotters, i primi viaggiatori turisti attorno al mondo cominciano a raggiungere il Giappone. Tant'è vero che eh, cominciano a essere prodotte dagli anni '80 del eh, XIX secolo queste guide turistiche da parte di uno degli autori più rinomati di guide turistiche eh, in Europa, il britannico John Murray, che pubblica appunto tutta una serie di edizioni di questo Handbook for Travellers in Japan, che ha peraltro una sezione dedicata appunto esplicitamente al Fuji. E questa sezione è interessante perché il Fuji viene presentato a tutto tondo viene presentato eh, per quella che è la sua tradizione culturale eh, in Giappone come un luogo eh, leggendario eh, legato alla letteratura, alle leggende, alla, eh, legato alla poesia, quindi Utamakura, legato all'aspetto sacro e ed religioso, e però al contempo viene anche presentato con una descrizione topografica dettagliata come luogo per andare a fare escursioni di montagna, perché i, eh, gli europei importano in Giappone questa, questa forma di ricreazione, mettiamola, mettiamola così. È interessante perché il Fuji eh, si specifica all'inizio che Fuji è Fujisan per i giapponesi e Fujiyama, perché questo era il modo di chiamarlo che era stato importato in occidente per gli stranieri. Queste mappe, eh, queste guide di, eh, di Murray vengono copiate, fra virgolette, anche da vari editori giapponesi, proprio questa Welcome Society o Kihintai, che era una... Associazione mezza pubblica e mezza privata per la verità, creata per la promozione del turismo in Giappone e che crea una serie di eh, guide di viaggio e di mappe che adottano il fuji come vero e proprio appunto, simbolo nazionale, come una diciamo, ca carta per vendere il, il Giappone allo straniero a partire dalla stessa copertina perché tutte le, le guide che sono rosse perché copiano quelle di Murray eh, però appunto il Fuji viene messo eh, così in, in primo piano la cosa interessante di queste guide è che sono di produzione giapponese ma sono chiaramente indirizzate allo straniero quindi paradossalmente mentre la guida di Murray eh, trattava del Fuji parlando anche della sua tradizione culturale le guide giapponesi ignorano questa tradizione culturale, lo chiamano direttamente Fujiyama, non c'è traccia di Fujisan e lo presentano principalmente, eh, adesso non, non mi soffermo però, eh, vi, ho, vi ho riportato la, la sezione, lo presentano proprio principalmente come meta di eh, escursione, quindi lo, lo usano appunto come, diciamo, biglietto da visita del Giappone nei confronti appunto degli stranieri del mondo esterno. E questa, mappa, questa stampa è interessante perché, Unisce, è prodotta in periodo Meiji, e unisce appunto la presenza dello straniero sul Fuji e la pratica tradizionale del pellegrinaggio. Non so se Stefano voglia aggiungere qualcosa a riguardo. No, anche perché non vorrei che poi. Sì, no, eh. adesso correremo nell'ultima. Una sezione. scalata anche questa al Fuji che non finisce più, poi poverini. <ride> Dunque, andiamo avanti. Adesso, appunto, in quest'ultima sezione vi volevamo proporre. Il Fuji come icona appunto anche per, per l'estero. In questo caso vi ho, vi abbiamo, abbiamo inserito per l'appunto un confronto tra le 100 veduti del Fuji di Oksai e una delle prime pubblicazioni in lingua occidentale sui giornali dell'epoca, quindi su, in questo caso si tratta di un settimanale. È pubblicato once a week, per l'appunto, una rivista inglese che racconta, che mostra e mette addirittura anche una didascalia, questi viaggiatori che contemplano il Monte Fuji da un facsimile, per l'appunto, tratto da Oksai. Vedete come l'incisore occidentale trasforma un po' la stampa, il, la pubblicazione originale di Oksai e quindi. La riduce entro canoni che sono più adatti alla pubblicazione su una rivista e quindi il Pugli non esce dalla cornice e ritorna obbediente all'interno del, dello spazio che gli è, a cui è adibito. Questa era quella di cui raccontavo prima, era la missione inglese di cui accennava anche Sonia. Questa invece è la missione sì. francese, che avvengono parallelamente perché l'Inghilterra è il. Um, e la Francia stringono rapporti commerciali nel 1858, entrambe con, con il Giappone, e quindi e sono entrambi gli ambasciatori che dopo essere stati in Giappone rientrano e pubblicano delle, delle sorte di, di memorie, di resoconti sul loro viaggio. Anche in questo caso vediamo come vengono, venga, venga tradotta questa, questa composizione originalissima da parte di Oxai in una... In una in un'incisione riprodotta nel resoconto. Come vedete, per l'appunto, in primo piano non c'è il monte Fuji, ma l'albero che, che, su, su cui lavorano i boscaioli. Qui abbiamo, per, per, appunto, Sonia accennava al turismo e ai primi Globetrotters. Felice Beato no, non fa altro che, incetti, che intercettare questo nuovo, questo nuovo turismo con, composto principalmente da occidentali. Che vengono a, visitare, a, che vengono a visitare Yokohama e propone loro delle nuove. Che altro non sono che delle fotografie realizzate. Appunto con, con le ultimissime tecnologie, perché la fotografia, appunto, inizia a diventare, a diventare popolare in, intorno a questo giro d'anni ed è proprio grazie a Felice Beato che viene, viene a costituirsi in Giappone un'importante scuola di fotografia a, a Yokoama. In questo caso, quindi, vediamo, è, è quasi. Quasi invisibile, però al centro di questa fotografia abbiamo il Monte Fuji, ed è una fotografia che poteva essere raccolta dal Globetrotter che visitava, che visitava Yokohama. E qui invece abbiamo un'altra veduta, una veduta del Tokaido, che uno dirà, vabbè, una, ved una veduta in fotografia del Tokaido. No, è una veduta del in fotografia del Tokaido, dove per l'appunto è avvenuto il celebre assassinio. E che quindi sicuramente tanto interessante non era per la parte giapponese, quanto invece poteva essere interessante per il Globetrotter occidentale che tornando poi presso. Eh, la propria residenza poteva raccontare questa storia, appunto, di samurai e di ribelli. Il, eh, a fianco vi propongo una ricostruzione dell'esecuzione dell che era stata fatta dell'assassinio, per l'appunto, di, di questi cittadini britannici che Felice Beato fa in, studio, fa in studio e quindi realizza. In, anche in questo caso non so se si veda perché mi sembra un poco sfocato però questo qui è un fugi dipinto di che viene allestito nello studio di Felice Beato per ricostruire oh, la scena cosa calda c'è un'interferenza <ride> proseguo <ride> con, con altre due vedute del Tratte dalle 36, 36 vedute del Fuji di Oksai, che ripropone la montagna vista in due momenti: Le, ripropone la montagna nella prima vista da oriente, nella seconda in basso vista da nella prima col tempo sereno all'alba, nella seconda sull'imbrunire eh, con un tempo burrascoso, quindi con un temporale che incombe. Come vedete dal fulmine raffigurato in maniera stilizzata nella parte bassa nella parte bassa della, della stampa in uh, questa come abbiamo detto appunto le incisioni di Kusai suscitarono moltissima ammirazione anche in occidente qui vediamo la copertina delle Japon, Japon Artistic del 1889 che ripropone il fugicolo, quello che ha detto Fuji Rosso, per, per semplicità, lo ripropone attraverso la litografia, quindi suscita l'ammirazione soprattutto per la raffinata anche tecnica di inchiostrazione delle tavole giapponesi. Queste, queste serie di stampe che vediamo mostrano la variazione del cioè lo stesso, soggetto che varia a seconda della luce e del tempo in cui è raffigurato. Ispirerà anche i celebri covoni di Monet e anche le cattedrali di Monet. Qui vi ho riproposto per l'appunto due, due dipinti che raffigurano i covoni di Monet, ma non solo. Monet ispirerà anche Rivière che realizzerà una serie di litografie intitolate per l'appunto le 36 vedute della Torre Eiffel che si ispirano proprio alla, alla serie di Auxailles. Quindi qui vediamo la costruzione della torre Eiffel in quel, in quel in basso in un momento di neve quindi anche questa attenzione al, al fattore climatico era un'attenzione che derivava dall'ammirazione che Rivera aveva per gli per Oksai e tutti gli artisti ukiyo e qui invece una, delle foglie autunnali in primo piano con la torre Eiffel ormai costruita sullo sfondo concludo rapidissimamente con questa che è diventata un'icona di per sé cioè questa, questa la grande onda che non si intitola per l'appunto la grande onda appartiene alla serie delle 36 vedute del monte Fuji che effettivamente vedete sullo sfondo ma l'onda è talmente potente in primo piano e raffigura per l'appunto le forze della natura che, che cercano di, soverchi di mh, soverchiare le, i, questi pescatori che stanno cercando di rientrare a Edo poco distanti, sono a, Kama a Kanagawa quindi sono nei pressi di Edo e questa, questa vera e propria icona ispirerà da un lato il, la copertina, adesso vi porto pochissimi esempi, solo un paio, la copertina delle dell'Emer di Debussy, quindi questa è, lo, questo è sp la spartitura, del, lo spartito del 1905 e poi nel 2019 abbiamo il, una, campagna una campagna di promozione della Fondazione Torino Musei e come vedete il Fuji è sparito e anche in questo caso il Fuji è sparito ed è rimasta solo l'onda. Vi consiglio se vi interessa questo argomento di leggere questo bellissimo libro di Christine Guth, che racconta per l'appunto le metamorfosi di questa, di questa icona, di come si è trasformata dalle prime realizzazioni, dai primi motivi nella, nella tradizione giapponese fino al contemporaneo. E per concludere, mi dispiace, chiedo ancora un minuto di pazienza, perché abbiamo trovato un video che è stato pubblicato pochissimi, pochissimi giorni fa, e che secondo noi casca a pennello per chiudere questo ciclo di lezioni sul viaggio. Non so se si sente, si, si sente. Bisognerebbe contare Montefugi. Ecco, era uno spot francese in questo caso. Forse il Giappone è pronto per le Olimpiadi, non ne siamo sicuri, ma vedremo. Intanto se quando rivedrete la, la registrazione su YouTube vi invitiamo a contare quante volte fuji compare nel video. Grazie. È finito? Sì, sì, è finito. Ah, ok. <ride> siamo andati anche troppo oltre direi, quindi... Va bene, grazie mille. Beh, però meritava perché appunto immaginavo che sul fuoco già era corposo il tutto. Ma in più avete anche fatto i rimandi alle puntate precedenti, e quindi è chiaro che, insomma, con tutto questo materiale è difficile anche poter. <ride> grazie mille. Ma tu, Stefano, non li hai contati i Fuji, non sono sicura. L'abbiamo li... contati, le abbiamo cont cosa cos'erano? Cinque, Cinque? Sei, una cosa del ah, genere. Okay. <ride> Era anche okay. l'Ondo, ovviamente, all'inizio. Cosa c'è? Era anche l'Ondo, ovviamente. Vabbè, ah certo. Sì, 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 sì. Allora, grazie mille, come sempre molto interessante e pieno di spunti. C'è qualcuno che vuole intervenire, possibilmente via chat? Più che altro perché non vi voglio chiedere l'autorizzazione a proiettare il video a, sì, a, a riprodurre il video. Non c'è nessuno che vuole fare domande? Ma forse li abbiamo poveri. Li avete. abbiamo no. storditi. No. Basta. Riduci di informazioni. Non voglio correre a fare aperitivo. Come sempre, se vi vengono curiosità a posteriori, sì. scrivete senza, senza problemi alle mail che abbiamo lasciato alla fine delle slide. Eh, grazie sì. di, aver, di essere sopravvissuti con noi. al siamo <ride> incontro no ma stai ferma perché c'è il momento trash con me che faccio le domande stupide quindi quello, quello scusate ma non potete non potete scappare no un po di domande se non c'è nessuno io ne ho perché a maggior ragione adesso che un po chiudiamo no e intanto continuano a ringraziare ma scusa cioè allora io ho questa domanda per per sonia dimmi se ho capito bene, ci sono i Fujiko, no? che sono appunto queste confraternite che organizzavano dei pellegrinaggi, no? eh, ma inizialmente erano solo a scopo veramente religioso o anche lì c'era già un mix, diciamo, oppure c'erano dei pellegrinaggi che erano proprio solo a scopo religioso, magari un po' più hard, immagino, e altri più light. Allora, le, le Fugicoe in realtà erano cioè, nate erano con l'idea appunto di, di cercare di dare a tutti la possibilità di partire in questi pellegrinaggi. Quindi l'idea era fondamentalmente che ehm, erano gruppi normalmente di con tutte le famiglie iscritte, eh, uomini e donne, appunto, perché Jikigi Omiroco era molto, eh, molto diciamo. Ehm, a favore di, di questa partecipazione eh, da parte brava, di tutti, brava, e fondamentalmente eh, quello che si faceva è, è, era: si selezionava ogni anno, si faceva un pellegrinaggio l'anno e si selezionava ogni anno chi all'interno della confraternita partiva. E fondamentalmente funzionava mh, per cui tu, tutti quelli che partecipavano alla confraternita eh, davano, offrivano qualcosa per finanziare questo viaggio e a turno. Fondamentalmente tutti avevano la possibilità almeno una volta di, di andare in viaggio, salvo appunto non ci fossero restrizioni legali, tipo una donna samurai che doveva rimanere a Edo, non poteva muoversi a meno di non tentare la fortuna, eh, però appunto non poteva farlo. E poi normalmente chi andava al fuggi eh, tornava portando appunto souvenir per gli altri, per cui si, si ricevevano offerte che supportavano il viaggio. Era eh, pratica comune normalmente per chi partiva in pedevellinaggio anche fare dei doni prima della partenza in, in cibo. Normalmente veniva organizzato questo banchetto fondamentalmente che salutava i viaggiatori e poi era pratica diciamo eh, comune per chi tornava a portare poi dei regali, fra cui appunto la mappa del fuji, souvenir vari appunto a chi invece rimaneva a, rimaneva a casa. Sì, sì. Che già, diciamo, ecco. sì, cioè poi io penso che fosse una cosa molto individuale il significato che si assegnava al viaggio. Mm -hmm. Cioè, tendenzialmente, ma questo avviene per il pellegrinaggio in generale come esperienza, cioè l'elemento della, della scoperta del luogo nuovo, del viaggio in sé. Si unisce poi all'elemento religioso e a, vo a volte prevale uno, a volte prevale l'altro, a volte è un'unione proprio inscindibile. Però io penso che ci fossero comunque sempre entrambe le dimensioni. Sì, 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 chiaro. Grazie. E invece, se non ci sono altre domande, io continuo. <ride> Tutti ringraziano, ok? li abbiamo uccisi. No? <ride> io continuo fino all'ultimo. Invece, forse sono io che mi sono persa perché con tutte le informazioni che ci avete dato, veramente era difficile stare dietro a tutto. Anche perché giustamente non avevate il tempo per approfondire tutto quanto. Quindi, questa figura degli Oshi me li sono un attimo persi. <ride> Gli Oshi erano fondamentalmente erano dei, dei eh, sacerdoti erano associati ad esempio erano famosissimi gli oshidise che erano sacerdoti shintoisti okay. eh, yoshida sengen aveva sia il tempietto buddista che il santuario per cui era un mix delle due cose e loro praticamente erano proprio erano degli imbonitori prezzolati si potrebbe dire di, di alto livello mettiamola così però sì erano erano pensati proprio per attirare visitatori al luogo sacro e sono queste figure un po' ibride fra appunto il, il, il religioso, il performer e, e, e veramente l'imbonitore, una figura legata appunto all'industria turistica. Ed erano associati a, a, a molti dei, dei principali centri religiosi dell'epoca, diciamo, Li aveva il Fuji, la, la differenza era che gli osci del Fuji tendenzialmente si muovevano nella zona di Edo o comunque del Cantò. Invece gli Oshi di Ise li, li vedevi viaggiare per tutto il Giappone e ad esempio anche Ise aveva le sue confraternite, aveva i suoi co. E, però mentre le, le confraternite del Fuji erano basate principalmente a Edo, le confraternite invece di Ise erano un po' sparse in tutto il Giappone. Ok, e quindi gli Oshi non, non stavano sul Fuji, andavano... Cioè, allora, erano associati ai tempi sul Fuji, però vi viaggiavano. Tra l'altro una cosa interessante del Fuji per dire rispetto a Ise e che il fuji viene proprio cioè secondo me è diventato una così un'icona nel mondo eh, anche moderno perché in un certo senso è svenduto non so come dire nel senso che le, le autorità avevano molto più remore che gli stranieri ad esempio viaggiassero a ise perché ise era associato alla famiglia imperiale aveva tutto un significato politico diverso stesso dicasi per nicco aveva un peso politico diverso il fuji invece era un'icona talmente popolare che sia per i Tokugawa prima che per le autorità Meiji poi non c'era niente di dissacrante nell'idea che gli stranieri, i turisti potessero andare a viaggiarci. Ah. E paradossalmente proprio questo lo ha reso di fatto alla fine più famoso di... Io non credo che uno straniero comune che non si intenda di Giappone abbia mai sentito parlare o ne avrà sentito parlare molto vagamente di Ise o di Nikko, ah, sì. mentre ecco, chiunque al di fuori del Giappone conosce il Fuji. Sì, sì, è, sì, È un aspetto, secondo me, molto interessante la e sua sì, storia. È culturale. divertente anche perché appunto anche i primi viaggiatori che va, italiani che arrivano, che arrivano in Giappone, la prima cosa che dicono: ah, quello lì è il Fuji. Cioè loro sanno già che cosa, che cosa stanno per arrivare a vedere, cosa stanno andando e cosa e, vedono quando si avvicinano alle coste. Per cui bene anche per l'imponenza di per sé del, della montagna, però diventa un luogo che è proprio iconico e, e sono passati secoli ma si continua a chiamarlo Fujiyama quindi... <ride> quindi... ma perché appunto la, tipo la stessa Kihinkai che vabbè loro erano particolari come impostazione delle loro guide nel senso che se leggi le loro guide è una narrazione del Giappone molto pensata e studiata C ho scritto un articolo di recente su questa cosa prima o poi Bene. se il cielo vuole uscirà eh, <ride> però eh, cioè, lo, loro lo vendono come Fujiyama perché loro si rivolgono a un pubblico di stranieri quindi non gli interessa della tradizione del Fujisan che invece paradossalmente eh, gli autori della guida inglese che erano residenti in Giappone ed erano studiosi di storia del Giappone invece riportano nella loro guida ah, certo. chiaro benissimo siete sicuri che non avete domande? Eh, credo ci sia una domanda. Ah sì? L'immagine del... Sì, eh, le, sì, eh, sì. del Fuji era così prominente anche per chi viveva molto lontano da esso, diciamo ai confini del Giappone dell'epoca. Lo diventa. Nel senso che appunto eh, ne, nei, nei limiti ovviamente della, di un contesto premoderno, eh, come vi dicevo l'altra volta, anche chi non può viaggiare fisicamente sì. verso il Fuji... Sente parlare del Fuji attraverso eh, la, la produzione dell'editoria commerciale. Per cui, ad esempio, chi legge il Nise Monogatari e le parodie dello Isse Monogatari sentirà parlare del Fuji attraverso queste parodie. Poi è ovvio che allora eh, si potrebbe fare un discorso infinito e non ho tempo, perché vi ho già tediato abbastanza sulla diffusione della de dei prodotti di stampa effettivi nel periodo Edo. C'è uno studioso inglese, diciamo, basato in Inghilterra che è Peter Koninsky che ne ha scritto molto di questo, ma eh, pare che anche là dove non arrivavano i testi a stampa, perché non c'erano case editrici che li producevano, arrivassero manoscritti che copiavano i testi a stampa. Quindi magari, ad esempio, i testi a stampa erano molto diffusi nello Honshu, che era l'isola centrale, diciamo, della, della, eh, del Giappone, però magari poi nel villaggio sperduto dello Shikoku del Kyushu eh, arrivava copiato il, il manoscritto. E anche se, per dire, vi leggete quel libro che vi consigliavo la volta scorsa sulla la biografia di Tsuneno, lì se ne parla molto bene, anche della circolazione delle conoscenze dei, dei testi. un testo divulgativo molto utile per capire come com funzionava. Quindi, cioè, La mia idea è che, diciamo che nel XIX secolo non ci avevi viaggiato, probabilmente perché, a differenza di Ise... Non ci si andava se stavi lontano, era più una meta di viaggio per chi viveva Edo quella, però ne avevi sentito parlare. Grazie. C'è un'altra domanda. Ci sono interessanti diari di viaggio da leggere scritti dai primi viaggiatori occidentali arrivati in Giappone dalla metà dell'Ottocento? Eh. Mi sa che Stefano è più esperto su questo di me. Io potrei suggerire Isabella Birda, ad esempio, che lei ha scritto un eh, diario che è stato pubblicato in, in italiano, non credo ma in inglese. Eh, sì, e lei è stata una delle prime viaggiatrici donne, partita dall'Hokkaido, ma poi ha viaggiato anche in altre località del, del Giappone. E poi sì, ce ne sono vari editi e ci sono vari anche saggi che parlano dei vari, che hanno fatto delle antologie. Mm. E, eh, adesso non mi. Dovrei recuperare la, la biografia che opera, ad esempio c'è un saggio che si chiama Victorian Women Tra Travelers in uh, Japan, che raccoglie vari estratti di diari di viaggiatrici eh, dell'epoca e ci sono vari diari che vennero poi pubblicati proprio in Europa perché ci fu un po' un boom editoriale sul Giappone dopo la riapertura dei confini non so se Stefano ti vengono in mente titoli in particolare allora, più che, allora io più che diari penso ai resoconti che però vanno sempre presi un poco con le pinze perché quando sono diplomatici appunto costruis, cercano di costruire ricostruire quello che è stato visitato ma appunto attraverso la lente diplomatica e quindi vanno anche a fare da, cioè, vanno anche a recuperare fonti precedenti che magari uniscono le fonti contemporanee cioè quello che si è sentito dire per le vie di Edo o a Yokohama e in questo caso penso per l'appunto ad Alco, Cruz for Alco, che ha scritto comunque una, una volume, un, due volumoni grossi, illustrati, quindi anche divertenti da vedere, ma sono solo, solo in inglese, perché sono stati pubblicati nel 1860. Poi, per quanto riguarda gli italiani, c'è il, il resoconto del, via, del Viaggio della Magenta di, di Armin John, che viene pubblicato nel 1869, ed è disponibile digitalizzato, non è illustrato anche lì. Lì, si lì è un resoconto di un capitano di marina e quindi anche il, il livello comunque, cioè non è un, un, una, una persona culturalmente interessante come poteva essere Isabella Bird, per dire. E lo stesso vale per Giglioli, c'è cioè Enrico Iller Giglioli che pubblica il resoconto del viaggio della Magenta nel 1874, anche in questo caso il suo. È un resoconto per lo più scientifico, quindi ci troviamo una marea di informazioni, ma anche, ma anche in questo caso molto più legate alla, alla zoologia e, al, e alla botanica di cui era più esperto, insieme anche ad accenni storici che però sono presi da altri resoconti. Una, una, una pubblicazione popolare sempre italiana è il, è il Giappone di Pietro Savio pubbliche che era un commerciante di uova di, di Bacco da Seta. Anche queste sono tutte digitalizzate, sono in italiano e quelle di Savio. Quella la prima del 1869, scusate, pubblicata da Treves, e racconta il resoconto di questo primo viaggio fatto da italiani all'interno del Giappone. Quindi, come diceva Sonia, alla fine del, alla fine del periodo Edo, quando il, si instaura. Il, quando appunto inizia il periodo Meiji era difficilissimo viaggiare all'interno del Giappone e quindi anche molto interessante da questo punto di vista perché vedono delle zone che erano riservate solo ai diplomatici infatti questi commercianti viaggiano all'interno degli italiani viaggiano all'interno del Giappone accompagnati dalla, da quello che non era un ambasciatore comunque dal ministro plenipotenziario italiano e poi eh, Savio ritorna a viaggiare sempre all'interno del, del Giappone con questo sempre con queste intenzioni per appunto recuperare, recuperare informazioni sull'uova di Baco da seta. E questo è interessante per, il, per quanto riguarda il soprattutto delle curiosità che che poteva avere un, un, un questo tipo di, di persona, cioè un commerciante con una cultura medio-bassa diciamo e che. E che però pubblica per lui per primo un resoconto sul, sul Giappone. Poi ci sono anche, in italiano ci sono anche i resoconti successivi negli anni 80 e negli anni Novanta, che accompagnano soprattutto altre missioni diplomatiche perché gli italiani nell'Ottocento non sono molto, cioè non c'è un mercato editoriale che interessi molto questo, questo tipo di, di resoconti, non sono moltissimi i resoconti dal Giappone, sono poi soprattutto pubblicati sui giornali e sulle riviste che poi sono difficili da però recuperare. Grazie. Vedo Carmen Covito che saluto, che ha messo un link. Potete. Eh, Stavo cercando se trovo il link, ma che credo che anche i diari di Isabella Bird siano in pubblico dominio. Sì, forse sì. <coughs> le forse le... su archive.org si trovano. Ah, ecco sì. Sono in pubblico dominio. C'è un'altra domanda. Qualche anno fa lessi un manga che parlava del viaggio di Isabella Bird in Giappone ed è interessante notare come anche la cultura pop contemporanea riprenda tipo di esperienze di viaggio. Oh, ma dai, non sapevo che esistesse un manga. Come si intitola? Sarei curiosa. Questo tipo Beh, forse intendeva. Me lo cercherò. <ride> ecco, sì, ecco. Bene, grazie. Anche per questi spunti da parte di entrambe le parti, <ride> mi sembra giusto. giusto. <ride> e comunque eh, ripeto che eh, la relatrice e il relatore e eh, anche i relatori, nel senso che eh, c'è chiaramente anche eh, il dottor Perino, sono disponibili per domande, no? Eventualmente, sì, 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 si iscrivete se iscrivete vi vengono un po' in più. mente. Sì di voi a diari di viaggio di... a casa, noi siamo felicissimi <ride> <ride> Ecco, e va bene, siamo giunte, giunti al termine di questo ciclo eh, un po' con uh, così <ride> un po' triste, però sicuramente ci saranno non, non subito, ovviamente perché i poveri relatori sono, <ride> li abbiamo proprio. Li abbiamo tolto tutte le energie, però insomma speriamo che ci saranno eh, fra un po' nel futuro delle altre. Eh, lezioni del genere grazie mille grazie, e, a, tutti. Mh, grazie a tutti ringrazio <ride> da parte del mio dipartimento di studi umanistici e anche da parte del direttore del mao che oggi eh, voleva essere presente ma purtroppo non è riuscito e quindi eh, saluto e ringrazio anche da parte sua grazie a tutti e a tutti e grazie sonia e stefano a presto a presto, a presto. grazie arrivederci